Va bene, dai, Alberto da Roma, vai, Alberto. Cruciani, mi senti? Dimmi. Ciao, ti volevo mandare un po' a quel paese, posso? Sì, dimmi, vai. Allora, io vorrei che sia tu che Parenzo sì. vi calasse un attimino nella realtà italiana di tutti i giorni. Ti faccio un piccolo esempio. Io oggi pomeriggio alle 16 sono andato ad accompagnare mio figlio che partiva per lavoro alla stazione metropolitana di Roma Laurentina. Una vergogna. I bisogni degli emigrati sparsi e non si poteva camminare. Sono salito in metropolitana, piena zeppa di gente che non paga biglietto, gli emigranti, che andavano a Tiburtina, perché ha preso l'Italo mio figlio per andare al lavoro, ritornare al lavoro. Alla stazione Tiburtina ho visto 500 figli di una mignotta, va bene, che vengono qui a bivaccare, che sono qui da una settimana, che non danno un documento, non possono essere identificati, che cacano, pisciano e fanno dei loro sporchi bisogni, ivi compresi atti sessuali, in pubblico. No, Alberto, ancora, lo sai che ti dico... Torniamo a non facciamo rispettare le nostre regole? No, però prova, Alberto, andare un scusami. Attimino in Svizzera, caro Cruciani, no, ma... e caro testa di cazzo di Parenzo. Però devo mi dirti... Saluti alla famiglia a casa, testa mi raccomando. Testa di cazzo, tu sei un testa di cazzo di sinistra. Mi saluti tu va bene, i a casa, sei un per testa bene. Di cazzo, Parenzo, che non capisci un ma niente. Ma lei niente, casa, tu non, non capisci niente, sei un pallone gonfiato. No, ma io non ho capito, sei un pallone lei, gonfiato, però non sai nemmeno che cosa vuol dire la realtà di immigranti, capito? Io vengo da una famiglia di migranti, capito? Certo, testa di cazzo! Però bravo, Alberto, tutti, Alberto, amen, il problema vero non è tanto questi qua che pisciano e cagano. Ma chi ci discuti davvero? Il problema, sì, io discuto con tutti, se permetti. Beh, il problema vero, sì, no, io discuto con tutti, seleziona, a differenza tua. No, non seleziono nulla, siete che vive il mondo della snobberia. Sì, io se no, snobberia io no, perché io parlo con tutti, ma no. Seleziono, se uno è idiota, è idiota, no, non è che parlo con tutti. Alberto dice una cosa, dice, se la prende con gli immigrati, il problema non è prendersi con gli immigrati, il problema è che non c'è l'organizzazione di questa roba qui, perché appunto. In un altro paese non accade, quelli dove appunto. Cazzo devono cagare, poi è evidente che sono disperati, pisciano e cagano dove stanno, se non c'è nessuno che li organizza, se li fanno arrivare a frotte come avviene senza controllo e senza piani, è evidente che succede quello che succede. A domani 18.30, ciao. Ormai è tutto degradato ormai. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma guarda che siete veramente strani. Radio